Sfuma nel primo tempo supplementare la possibilità per l'Europa Vini Chieti di vincere anche gara 2 di questa serie semifinale playoff al Palatricalle, vince Salerno 74-70, siamo con coach Piero Cohen. Coach, una gara anche questa molto intensa, per certi versi anche simile alla prima, alla gara prima, dove voi nel primo tempo avete avuto qualche difficoltà in più, però poi grandissimo terzo quarto siete arrivati anche a più 10 e forse lì dovevate chiuderla. Ma sai, le partite sono così, se si riuscissero sempre a chiudere quando uno è avanti di 10 sarebbe sempre tutte finite le partite. La realtà è che le dinamiche delle partite spesso prendono questa piega, per cui è evidente che noi in quel momento lì ci è mancata la cattiveria, e abbiamo mollato e abbiamo dato la possibilità a Salerno di rientrare. Questi sono errori chiaramente molto gravi, ma allo stesso Salerno era capitato nella prima gara, quindi sono cose che succedono. Chieti può vincere comunque una almeno delle due a Salerno? Sì, sì, io credo che se lo spirito è quello giusto, noi possiamo giocarcela. Possiamo giocarcela con chiunque, nella consapevolezza che di fronte c'è una squadra che ti perdona veramente poco, è una squadra esperta, con tanto mestiere, che ci ha fatto cadere anche in determinati trabocchetti dovuta a inesperienza da parte nostra. Però abbiamo dimostrato di giocarcela. Se abbiamo perso dopo un supplementare, evidentemente questa possibilità c'è. Anche se lontano da casa, credo che il campo sia sempre uguale. Insomma, adesso ci testeremo e vedremo effettivamente lontano dalle mura amiche anche cosa siamo in grado di poter dare. Però io voglio credere che i ragazzi saranno pronti a dare il meglio. Poi purtroppo non siamo neanche in un periodo eccezionale dal punto di vista degli infortuni. Anche oggi l'ultima parte della gara non eravamo con quelli che potevano darci una mano importante, però anche quello fa parte del gioco, quindi pensiamo a come poter fare per portare a casa una gara.